ragazzi. Ciao, ci siamo. Siamo riusciti a finirlo, diciamo. Avete visto, ci abbiamo messo un po' di giorni, però più o meno il risultato, diciamo che è venuto a pieno come volevamo noi. Ti piace a te? A me piace molto. Okay. E poi comunque semplice, funzionale, molto funzionale, un po' come siamo noi, nel senso, senza troppe cose che di contorno, però è quello che ci serve, la semplicità e le cose molto pratiche. Siamo partiti dai vetri neri, come avete visto nei video precedenti, e comunque se non li avete visti vi lasciamo tutto qua nella descrizione, così potete andarli a vedere. E nulla, adesso vi facciamo vedere come abbiamo fatto dentro, così poi se anche qualcuno di voi, non lo so, magari qualcuno c'ha qualche altra idea che... Noi si prende tutto quello che ci viene detto come oro, cioè consigli anche come, che ci date sono sempre utili. Come l'ultima diretta che abbiamo fatto su Instagram, che la gente ci diceva dove... No, prendiamo un po' qui un po' là tutti i suggerimenti, perché sicuramente per noi è un po' una prima partenza, quindi abbiamo bisogno di supporto anche vostro per qualsiasi cosa che vi viene in mente, insomma. Sì. Noi prendiamo tutto. Sì, è la prima volta che camperizziamo fuori strada, quindi non è semplice, abbiamo preso spunto dal nostro furgone. Ma il furgone però è più semplice, usare, perché più ha più semplice. Spazi, perché è più ampio, è più alto, c'ha le larghezze, le altezze, c'ha tutto. Questo è molto... Qua abbiamo dovuto fare tutto... Tutto compatto. Tutto compatto. E allora, dai, vi facciamo fare un giro. Allora, vabbè, non è il massimo della comodità, però poi ci organizzeremo meglio. Faccio vedere questo lavandino, io vado molto fiera con tutte queste maioliche sopra, effetto maiolico. Abbiamo il nostro lavandino, tac, quando viaggiamo all'utilizzo tiriamo su, andiamo ad accendere la nostra pompa dell'acqua e voilà! Praticamente Abe ha fatto carico-scarico con due piccole bomboline. Spengo, perché sennò si brucia tutto il motorino. Ci ha fatto l'impianto luce, acqua, ci ha fatto tutto qua dentro. Quindi questo lavandino qua funziona proprio con una pompa che si pesca l'acqua da un contenitore e poi scarica nel contenitore l'acqua con la sporca. Veloce, pratico. Poi, qua sopra, al momento, quando noi viaggiamo, questo va giù. Qua sopra ci viene il fornello appoggiato sopra, che poi ogni volta che noi ci fermiamo prendiamo il fornello e lo appoggiamo sul piano della macchina per praticità. Qua. Eccolo qua, con la nostra bombola, fornellino, pronti per cucinare. Poi dopo aver fatto tutte le nostre cose che dobbiamo riporre tutto, lo prendiamo, lo mettiamo là sopra, lo blocchiamo e siamo pronti per partire. Lo facciamo vedere come blocchiamo tutto? Certo che sì. Ora si va col fornello. Tac, tac, tac. Qua. La bombola qua dietro. La bombola è chiusa, sì? Sì. Poi prendiamo il nostro bel gancetto. Siamo qua. Blocchiamo il tutto. Poi con un metodo di altissima tecnologia. Voilà. Elastico. E il fornello di qua. Siamo pronti, faccio vedere come viene. Voilà. Perfetto. Faccio vedere anche da qua. No, ma come ci stanno bene queste maioli. Perfetto. Ciao. Facciamo vedere il letto ora. Facciamo vedere il letto. Fai vedere anche la cosa, l'impianto dei LED che ci abbiamo perso. Qua abbiamo messo LED. Ta 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 ta. Accendiamo LED. Ta 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 ta. Ta 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 ta.
pulsantino, tic, e si spegne. Poi abbiamo l'inverter per fare la 220, anche questo col pulsante acceso spento. Tutto l'impianto è fatto con una batteria dei servizi. Gente, per l'amor di Dio, batteria. Ci abbiamo una bomba sotto questa macchina. Okay. Questo qua. Poi ci abbiamo anche lui, Teddy. Ciao. E ora vi facciamo vedere l'idea del letto. Via i materassi. Qua. Prendiamo questa tavola, la mettiamo, ci vuole la panchettina, amore. Sì, già. La doghettina centrale. Giusto, la doghettina centrale. L'invenzione della doga centrale, altrimenti il letto si sfondava. Voilà. La tavola. Là. Ok. Riprendiamo. E poi qua sopra abbiamo tutto ciò che serve per il nostro letto. E ora vi facciamo vedere. Voilà! Pronti? Vabbè, questa poi vi facciamo vedere per bene. Ora abbiamo capito che funziona quasi tutto. Comodità, come siamo messi? Pensando che siamo io, te e il cane, penso comodo il giusto, però vabbè. Vieni, vieni, vai. Proviamo. Guarda lui, Beh, dai. Eccolo, Ci siamo? C'è una stoppa di collo. Amo, guarda un po' chi è arrivato. Eccolo. Ah! No, sei leggero. Com'è Teddy? Ti piace a te? Vieni! Vai, vai, vai! Vai, vai! Allora, questa è la nostra macchina. Che però stavamo pensando una cosa. Un po' come tutte... Dai Teddy, scendi giù. Questi qua sono gli incidenti di percorso, avere un cagnolino che è leggermente invadente. Molto presente. E dicevo, per noi non è solo un mezzo, no? Materiale questa qua. Per noi questa, forse perché siamo persone... Poi, per chi ci segue già da tanto lo saprà. Abbastanza intelligenti, no? Con questa macchina c'è nata Coppia Avventura. Certo, questo è importante. Coppia Avventura è nata proprio con questa macchina qua. Un anno fa, in questi giorni dell'anno scorso, e quindi cosa c'è di meglio affettivo, cioè... che partire proprio di questi periodi, proprio a un anno dalla nascita di Coppia Avventura. Con questa macchina sì. E con Coppia Avventura che ormai non è più, ormai è diventata un progetto di vita. Il nostro progetto di vita, e questa la chiamo ancora macchina perché a breve dovremmo dargli un nome, perché per noi non è proprio il mezzo materiale e basta, no? Di trasporto. Per noi lei ci accompagnerà, che ne so, in tutte le nostre tappe, in tutti i nostri risvegli, nella natura, cioè un po' quello che vogliamo della nostra vita. Partire senza sapere dove ti fermi di preciso, scoprire nuovi posti, vivere all'insieme di questa libertà che noi amiamo tantissimo. E poi con un mezzo che ci rispecchia. E con un mezzo che ci rispecchia, perché noi non siamo
i precisini. No. Noi siamo Coppia Avventura e Coppia Avventura è con questo. Lei. A breve anche il nome. Se ci volete suggerire qualcosa, noi prendiamo tutto. A presto, ciao! Ciao.